Ma benvenuti a tutti e a tutte, ai 250 iscritti e iscritte a questo corso. La Porta è felice di partecipare a questa quindicesima edizione del corso. Noi abbiamo il privilegio di poter dire che le abbiamo fatte tutte. E apriamo questo corso, come tutti gli anni, con i saluti degli organizzatori e a me è il piacere di leggervi il saluto della dottoressa Patrizia Graziani, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, che a nome dell'intera amministrazione e comunità scolastica voglio salutare i qualificati partner istituzionali, l'illustre relatore di oggi, professor Peppino Ortoleva, come quelli futuri e tutti voi, moltissimi docenti e gli studenti, iscritti anche quest'anno in gran numero a tale preziosa proposta di aggiornamento e approfondimento. Desidero ricordare che il corso Il secolo dei media, la comunicazione dalla radio ai social, frutto di una proficua e sinergica collaborazione, viene promosso e organizzato da Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Fondazione Serughetti La Porta, Museo delle Storie di Bergamo, Fondazione Dalmine, Associazione Amici del Museo Storico di Bergamo. Proprio per il ruolo strategico che riveste, facendo sistema con il territorio, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, da me diretto, ha ritenuto fondamentale avere parte attiva in questa importante e pluriennale esperienza culturale, facendo appello alle scuole bergamasche perché potessero approfondire questi particolari aspetti della nostra storia con una forte ricaduta formativa sul presente. Questo ciclo di incontri sulle trasformazioni della comunicazione pubblica dagli inizi del Novecento alla rivoluzione digitale si configura infatti quale percorso d'approfondimento di particolare rilievo e interesse, utile ai fini dell'aggiornamento dei docenti e per sviluppare a scuola percorsi di cittadinanza attiva e consapevole rivolti ai nostri studenti e studentesse. Colgo l'occasione per ringraziare i numerosi docenti e studenti partecipanti al corso, avviato a partire dal 2007 e focalizzato ogni anno su vari aspetti della storia del Novecento. La nostra scuola bergamasca davvero ha buoni insegnanti, preparati, competenti, appassionati e disponibili a cogliere tutte le occasioni per rinnovare la didattica e offrire esperienze diverse e più ampie agli studenti. Avere voglia di rimettersi in gioco, non smettere mai di imparare e aggiornarsi, è un aspetto estremamente positivo. Buon lavoro a tutti. Passo quindi la parola a Silvana Agazzi, che porta il saluto del Museo delle Storie. Sì, a me spetta il compito di portare i saluti del direttore della Fondazione Bergamo nella Storia, la dottoressa Roberta Fregeni. A nome del Museo delle Storie di Bergamo, in particolare del suo amministratore delegato Emilio Moreschi, saluto tutti gli insegnanti, gli studenti e gli studiosi che hanno deciso di seguire questo corso. Un saluto assai grato inoltre ai coorganizzatori, con cui da anni il museo collabora per costruire un calendario di incontri di interesse e di valore. La Fondazione Serughetti La Porta, l'Associazione Amici del Museo Storico di Bergamo, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, nello scorso anno Fondazione Dalmine. Quest'anno tengo particolarmente al saluto iniziale, non soltanto per augurare buon lavoro, ma per condividere con questa platea speciale una notizia che mi auguro di interesse per tutti voi. L'inizio del corso di aggiornamento, infatti, anticipa di un giorno l'apertura al pubblico, domani 6 novembre, di Bergamo 900, una nuova sezione espositiva dedicata alla storia di Bergamo e del suo territorio nel XX secolo. Il tema del corso, i media e la comunicazione, caro al museo, che lo ha posto al centro dell'edizione 2020 del ciclo di conferenze Novecento in dialogo, e che oggi lo pone in filigrana a Bergamo 900. Ma non è solo il tema da accomunare il nuovo museo al corso, che inizia oggi, bensì anche amici e collaborazioni comuni. Il mio saluto grato va quindi a Peppino Ortoleva, membro del Comitato Scientifico di Bergamo 900, a Carlo Salvioni, presidente dell'Associazione Amici che ha seguito e partecipato da principio al progetto del nuovo museo, e a Carolina Lussana, direttrice di Fondazione Dalmine, che ha contribuito al percorso di Bergamo 900, non solo mettendo a disposizione immagini e testimonianze audiovisive dei propri archivi, ma anche prestando un importante oggetto delle proprie collezioni ad una sala del nuovo museo. È con grande piacere dunque che invito gli insegnanti e quanti seguono il corso a farci visita domani per salutare insieme il nuovo museo Bergamo 900 che aprirà le proprie porte alla città con ingresso gratuito dalle 11:30 per la cerimonia di taglio del nastro insieme all'assessore alla cultura Nadia Ghisalberti fino alle ore 22. Intanto
Posso, se volete, inizio a portarvi i saluti della Fondazione Daimon. Io sono Stefano Capelli, collega di Manuel Tonolini. Per me della Fondazione Daimon è molto importante partecipare anche all'edizione di quest'anno, dopo la partecipazione negli aspetti organizzativi del corso sul rendere civile del precedente anno scolastico. Quest'anno la Fondazione Daimon è stato molto importante partecipare alla progettazione del corso per studiosi, docenti e studenti. Come sapete, Fondazione Daimon conserva l'archivio storico di Tinone Daimon, questa grande impresa siderurgica nata qua sul territorio bergamasco all'inizio del Novecento, e come fondazione sviluppiamo molti percorsi con le scuole del territorio, percorsi di storia, ma non solo, anche legati alla tecnologia, che quindi incrociano tutta la storia del Novecento, fino ad arrivare al presente, ai giorni nostri, alle tematiche delle nuove generazioni. Tra i percorsi che affrontiamo c'è anche il tema della comunicazione, che ha un ruolo centrale non soltanto dal punto di vista storico, ma anche, dicevo, legato al presente delle nuove generazioni, ed è per questo che in questi anni abbiamo anche attivato un laboratorio didattico proprio specifico sul tema delle fake news. E poi, come vi dirà il professor Ortoleva, come avremo modo di approfondire, ci sarà anche una proposta, un confronto con voi docenti, proprio a partire da questo corso, per seguire dal punto di vista didattico una riflessione sul tema della comunicazione proprio dal punto di vista didattico. Man mano che passano gli anni, stiamo cercando di spostare l'asse di attenzione sulla storia del Novecento, sulla seconda metà del Novecento. E se ci riflettiamo, la direttiva Berlinguer, che indicava come asse di studio per le classi terminali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado il Novecento, è del 1996. Quindi ci sono 25 anni in più da studiare. E quando, come ben sappiamo, come devo dire per prima so io, nella mia esperienza didattica, davvero è molto difficile oltrepassare con le classi terminali la Seconda Guerra Mondiale. Ma se ci riflettete, la distanza che c'è tra i nostri studenti e la Seconda Guerra Mondiale è più o meno quella che separava la mia generazione di quella di qua, da questo lato del tavolo, da me e l'Unità d'Italia più o meno. E quindi forse bisogna fare qualche sforzo, qualche passaggio per riuscire a dare sostanza alla ricerca e alla conoscenza del Novecento anche nei 70 anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'altro sforzo evidente, speriamo che sia evidente, è lo sforzo di allargare i percorsi di formazione che stiamo proponendo ad aspetti della storia che spesso nei manuali sono relegati ai box come contenuti collaterali. Nulla, senza nulla togliere, ovviamente, e non sarò certo io che tolgo qualcosa allo studio dei totalitarismi o quello della Seconda Guerra Mondiale, è chiaro che occorre dare ai nostri studenti e alle nostre studentesse strumenti per ampliare la conoscenza del Novecento. Il tema del corso di quest'anno è, a nostro parere, assolutamente centrale. Ce ne rendiamo conto, io credo, in modo particolarmente stridente in questi 2 anni di pandemia. Ci siamo resi conto di come la comunicazione pubblica e la comunicazione politica siano centrali nel vivere la nostra quotidianità e nel vivere la nostra cittadinanza. La storia della comunicazione pubblica nel Novecento, il corso attraverserà il Novecento dalla radio ai social network. Ha come obiettivo quello di offrire una chiave di lettura per leggere il presente, che solo uno sguardo che parta da lontano può cogliere nella sua complessità. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Iniziamo questo percorso e siamo onorati del privilegio di iniziarlo così, col professor Peppino Ortoleva, che l'ho già ricordato a lui, lo ricordo anche a voi, torna in questa sala. C'è stato nel 1988 per fare una lezione sul 68, Prima della direttiva Berlinguer. prima della direttiva Berlinguer.
Lo ringraziamo di essere qui con noi, ci ha guidato nella costruzione di questo percorso, lo introduce e lo chiuderà e ci conduce in questo percorso. Non ha bisogno di grandi presentazioni perché lo conosciamo tutti, studioso di storia e docente universitario, curatore di mostre, tra cui quella che si inaugura oggi, di musei e programmi radiofonici. Ha pubblicato un numero talmente sterminato di libri che non posso citarli, ne abbiamo elencati una serie nei materiali che abbiamo fornito, compresa una bibliografia da lui preparata proprio per noi. Però prima di dargli la parola, credo che sia giusto e per noi importante aggiungere le felicitazioni per il conferimento del dottorato honoris causa avvenuto alla Sorbona proprio pochi giorni fa, e quindi insomma per noi è anche il modo di congratularci per quest'ultima così, quest'ultimo riconoscimento assolutamente dovuto. Gli do la parola e ringrazio voi della pazienza per gli inghippi e speriamo che vada tutto benissimo da qui in poi. Grazie a tutti. Dunque chiedo solo una cosa a Gabriele Cremaschi. Io alle 6:10 devo andare all'inaugurazione del Museo delle Storie, di cui non sono curatore ma membro del comitato scientifico. Ci tengono ovviamente a partecipare all'inaugurazione. Magari io cercherò di parlare, adesso sono le 4:15, un'oretta, in modo da avere una tempo, pausa a metà ecco, è a metà, e però lasciando un po' di spazio sì, per domande, critiche, osservazioni. Ok, allora... Può anche togliere la mascherina giusto, sennò diventa meno veramente faticoso. Meno male. Allora, dicevo, oggi io introdurrò il corso che è articolato in diverse lezioni, non starò a elencarle perché le avete tutte nel calendario, ma sostanzialmente lezioni che tratteranno prima di tutto la fase della comunicazione politica del periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale, siamo ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, la maturazione quindi sia della comunicazione di massa moderna sia della propaganda. Totalitarismi è una parola che si tende a collegare a quel periodo. Io sono convinto, ma magari ne parleremo ancora, che il totalitarismo non è mai morto, anzi che sta conoscendo nuove vesti in questo periodo, e sarà interessante anche discutere di questo. Ma poi avremo due lezioni dedicate al periodo della potenza della televisione, che non è mai morta. La televisione è tuttora un mezzo di comunicazione di massa di larghissima importanza. Trump non sarebbe mai diventato presidente degli Stati Uniti senza la televisione. Può darsi che poi i social gli siano serviti molto, ma la televisione è stata decisiva, perché è attraverso un reality show, The Apprentice, che lui è diventato un personaggio popolare negli Stati Uniti. È un esempio tra i tanti che potremmo fare. Lo stesso Salvini è un personaggio televisivo più che da social, nonostante la bestia, nonostante tutto. Quindi parleremo molto della televisione e del suo potere che non è ancora morto, sia nella fase del monopolio radiotelevisivo della RAI, ma in generale degli enti televisivi pubblici in Europa, perché poi in tutta Europa c'era questa fase, sia nella fase della privatizzazione, che in Italia tendiamo a identificare con il nome di Silvio Berlusconi, ma che va al di là di lui e della sua figura. Poi dedicheremo due lezioni all'avvento della comunicazione via internet, una più in generale sulla digitalizzazione e la comunicazione via internet, una più specificamente sui social media, anche questi elemento essenziale della comunicazione contemporanea, ma non unico né forse così centrale come a volte si tende a pensare. A parte ci sarà un laboratorio dedicato a un tema di assoluta attualità, che sono le cosiddette fake news. Cercherò più avanti di ritornare su una veloce carrellata sui temi che ho appena enunciato e eventualmente anche di dire qualcosa sulle fake news,
però nel preparare questa lezione ho pensato che fosse bene dare anche un respiro più largo al concetto di comunicazione politica. Perché è vero, come diceva Gabriella Cremaschi, che noi tendiamo troppo spesso a fare della storia contemporanea la storia fino alla prima guerra, fino alla seconda guerra mondiale. È anche vero che a volte non ci rendiamo abbastanza conto del lungo e lunghissimo periodo di molti dei fenomeni di cui parliamo. Per cui io oggi vorrei parlare in generale, con esempi tratti da epoche differenti, anche da epoche che possono sembrare molto lontane, della comunicazione politica come parte essenziale della comunicazione, ma anche e soprattutto della politica. Il potere politico non esiste senza comunicazione. Attenzione, ci sono forme di potere non comunicante. È chiaro che quando il potere è esercitato in modo fisico, per esempio il potere del padrone sugli schiavi, non ha bisogno di grande comunicazione. In realtà poi la usa anche quello, dividendo gli schiavi tra di loro, facendo tutta una serie di operazioni. Però non possiamo definirlo un potere politico nel senso pieno del termine. Il potere, la politica e il potere politico si riferiscono all'esercizio del potere su degli aggregati di persone, che vanno, possono andare dalle dimensioni della piccola o piccolissima città fino allo Stato moderno, e in questi aggregati di persone l'esercizio del potere è sempre in relazione alla comunicazione, non solo, ma la tendenza diffusa a vedere il potere un tempo come pura sopraffazione, oggi moda foucaultiana che c'è da un po' di anni come soprattutto sorveglianza, rischia di farci dimenticare che la comunicazione per il potere politico è un problema cruciale, in negativo e in positivo. Il potere politico si preoccupa della comunicazione e d'altra parte esercita la comunicazione. La storia del potere politico è anche una storia di comunicazione, e questo, ripeto, va anche a tempi molto antichi. Noi vedremo come alcune forme di esercizio del potere attraverso la comunicazione sono cambiate dai tempi antichi a quelli moderni, ma ci sono delle continuità molto significative. Esiste un lungo periodo della comunicazione politica e io oggi, almeno nella prima parte di questa lezione, vorrei parlare di questo aspetto, perché io credo che altrimenti rischiamo di dimenticarcene, rischiamo di pensare che la comunicazione politica coincida solo con le cosiddette comunicazioni di massa. Non è vero, nel senso che precede le cosiddette comunicazioni di massa e anche oggi non si riduce alle comunicazioni. Particolarmente poi il rapporto tra potere e comunicazione è decisivo da quando si è imposta quella realtà peculiare ma decisiva del mondo moderno che è lo Stato. Lo Stato, se ci pensate bene, è una delle entità più artificiali che si siano mai viste nella storia umana, cioè è proprio una fabbricazione con una serie di elementi astratti, con una serie di elementi di forzatura ideologica anche negli stati democratici, però contemporaneamente, almeno dalla seconda guerra mondiale in poi, lo Stato è assunto come la sola forma naturale della vita politica. È artificiale, però contemporaneamente tutti gli enti politici hanno caratteristiche statuali, in particolare a partire dagli anni 60, dalla fine del colonialismo, quando la decolonizzazione si è trasformata nella nascita di una serie di nuovi stati, non assunto forme diverse dallo Stato. Lo Stato, in quanto entità artificiale, ha bisogno al suo interno della comunicazione, forse anche più di forme più antiche di potere politico, proprio perché tengono insieme questi aggregati che spesso sono aggregati molto
difficili anche solo da visualizzare senza degli strumenti tecnici. Gli strumenti tecnici che tengono insieme lo Stato sono vari, la normativa, le infrastrutture, ma anche moltissimo la comunicazione. Quindi la comunicazione politica è essenziale alla vita politica. Però adesso quello che io voglio cercare di fare in questa lezione di oggi è vedere una sorta di lista della spesa, se volete, ma che credo che sia utile anche per le elezioni successive, delle forme di intervento del potere sulla politica, delle forme di uso del potere sulla comunicazione e delle forme di uso della comunicazione da parte del potere. Dicevo prima che ci sono una serie di interventi in negativo del potere sulla comunicazione, del potere a livello massimo di Stato in particolare, ma non solo di Stato dittatoriale o addirittura totalitario, e ce ne sono in positivo. Le forme in negativo, cominciamo dal quell'elemento essenziale per la vita della politica che è il segreto. Gli antichi, i romani, parlavano degli arcana imperii, del fatto che alla base del potere, del comando imperium, ci fossero degli arcana, dei segreti che andavano conservati. I segreti di Stato sono un elemento essenziale della vita di qualsiasi Stato, non ci sono stati senza segreti. È molto interessante notare, infatti anche negli Stati democratici si parla di desecretare dei documenti e così via, dopo una fase in cui comunque dovevano essere segreti, in particolare in politica internazionale, ma non solo. È interessante, a proposito dei segreti, c'è un intero genere letterario che è basato su questo, che è anche un genere della cultura di massa, lo spionaggio, che è tutto basato sulla guerra tra il segreto, il cercare di aggirare il segreto, eccetera. Non ci sono stati senza segreti, e infatti è molto interessante notare che c'è stato, in un momento assolutamente utopico della storia del Novecento, un progetto di soppressione dei segreti. E fu quando Lenin andò al potere. Quando Lenin andò al potere, una delle cose che fece, non viene quasi mai ricordato dai libri di storia, fu rendere pubblici i segreti dello Stato zarista, dichiarando che lo Stato comunista non avrebbe più avuto segreti. Come sappiamo, sarebbe diventato nel giro di pochi anni uno degli stati più segretisti e segreti del mondo. Però Lenin ci credette, perché Lenin fu un personaggio tra i più contraddittori della storia umana. Io non ho nessuna nostalgia del comunismo leninista, ma il personaggio Lenin lo voglio vedere nella sua complessità. Lui credette per un attimo che si potessero abolire i segreti di Stato. Fu l'unico caso in cui vennero completamente aperti i segreti dello Stato zarista e poi vennero richiusi, moltiplicati per 10. Però in sostanza esistono i segreti, e quindi esiste un interesse, un vested interest direbbero gli americani, esiste un interesse degli stati moderni, proprio della forma stato così artificiosa e così apparentemente naturale, a mantenere una certa sfera di segretezza nella loro attività, che riguarda in particolare la sfera militare e la sfera della politica internazionale, ma tutti sappiamo che non è mai soltanto così. In che cosa consiste quindi questa politica? Consiste nel dotarsi intanto di strutture segrete al proprio interno, strutture non trasparenti, e nel cercare di preservare la segretezza su questi comportamenti. Quindi in questo caso non permettere la comunicazione. Poi ci sono differenze. Per esempio, in uno Stato democratico comunque esiste quel tanto di circolazione libera per cui la cosiddetta libertà di stampa dovrebbe essere in grado di superare i segreti. Ma tutta la storia degli ultimi due secoli è anche una storia dei limiti della libertà di stampa.
quali sono i limiti della libertà di stampa. Per esempio, il segreto militare in tutti gli stati rimane. Ci sono anche degli altri limiti oggettivi che vanno al di là del segreto inteso nel senso pesante che dicevo prima, il segreto di Stato nel senso pesante che dicevo prima, ma che comunque hanno a che fare con la segretezza. Per esempio, ci sono degli aspetti della vita, dei processi, in particolare penali, che sono protetti da forme di segretezza o di cosiddetta riservatezza processuale. Anche lì lo Stato deve impedire che la comunicazione violi la riservatezza processuale. Non succede. Perché non succede? Perché una serie di figure non rispettano i loro vincoli, cioè violano delle norme. Quando un PM per farsi pubblicità, è tema di questi giorni tra l'altro, quando un PM per farsi pubblicità passa delle intercettazioni a un giornalista, sta violando delle regole. Cioè il segreto viene violato in questi casi non perché non esista, ma perché ci sono delle figure che non rispettano le norme che lo imporrebbero. E in molti casi, tra l'altro, non rispettando le norme che lo imporrebbero, violano un diritto alla riservatezza che non è solo dello Stato, ma in molti casi anche delle persone singole. Perché poi esistono delle norme, ma questo invece è nella normalità democratica, esistono delle norme che stabiliscono dei vincoli di riservatezza per il rispetto della vita delle persone. Ricordiamoci anche questo. Nessun sistema di libertà di stampa è così totalmente lassista, perché lasciatemi dire, lo sarebbe se lo fosse, se così fosse, da non permettere alle persone di avere un diritto alla propria riservatezza e da difendere la propria reputazione da attacchi inconsulti. Questo tra l'altro è uno dei grandi temi interessanti dei social, di cui si parla troppo poco. I social non sono, quello che è interessante dei social non è la propaganda all'odio, quello che è interessante dei social è che io posso dire Tizio è un bastardo e se lo scrivessi su un giornale, il mio giornale pagherebbe delle zuppe di soldi, anche se Tizio fosse veramente un bastardo, permettetemi. Mentre sui social posso scrivere questo e ben altro senza che nessuno paghi niente, perché i social sono una sfera a cui alcune di queste regole non si applicano. Cioè sono una sfera selvaggia. Il problema dei social non è che, come si tende a fare, incitino alla gente a essere più sciagurata di quello che è e che non puniscono i comportamenti sciagurati. E nel momento in cui non puniscono i comportamenti sciagurati, danno uno spazio spaventoso a fenomeni come la diffamazione, l'aggressione, anche lo stesso bullismo di cui tanto si parla. Se io usassi un canale pubblico per dire Tizia è l'amante del professore, lo scrivessi su un giornale, ci sarebbe modo a di ottenere una smentita, b anche di fare causa per danni. Sui social non esiste niente del genere, però sono dei mezzi pubblici, non sono dei chiacchierate al bar, che anche quelle, se uno riuscisse a dare la prova che uno al bar è stato oggetto di questo tipo di dicerie, ci sarebbe la possibilità di querelarlo. Sui social, che altro che al bar, perché sono cose che rimangono, che circolano molto di più, eccetera, non si applica la normativa corrente sui reati di diffamazione e su tutti i reati analoghi. Quindi quello che sto cercando di dire è che fa parte della vita sociale e della vita normativa anche fissare dei limiti alla libertà di circolazione del pensiero, anche a tutela di giuste esigenze personali, che in fondo sono anche esigenze collettive, perché poi appunto quei social dove non si stabiliscono queste regole, il livello complessivo del dibattito è crollato. Ripeto, non è crollato perché la gente sia stupida, è crollato perché se non impedisci determinati comportamenti, questi vengono lasciati andare. E tra l'altro, in una situazione di questo genere, una delle regole della comunicazione è che
spesso chi grida più forte si fa sentire di più. Quindi in un regime di totale mancanza di regole viene incentivato il comportamento più aggressivo in confronto del nei confronti del comportamento più razionale, per usare questo termine tra mille virgolette. Detto tutto questo, naturalmente ci sono delle differenze tra gli stati a livello di libertà della circolazione della comunicazione pubblica. Nella vecchia Unione Sovietica, l'avere in casa propria una copia dell'Arcipelago Gulag di Solzhenitsyn o di Vita e Destino di Grossman portava direttamente al lager. Era una cosa di una pericolosità assoluta. Nella vecchia Unione Sovietica io ho conosciuto personalmente una poetessa, tra l'altro di ottimo livello letterario, Natalia Gorbanievskaya, che una volta mi citò parlando un lungo brano, non è che ci abbia chiacchierato tante volte, ma una volta ci ho chiacchierato, un lungo brano della Peste di Camus. E io le chiesi come fa a ricordarselo a memoria, e lei mi rispose: l'ho battuto a macchina 6 volte, tutta la peste. Il modo in cui circolava la Peste di Camus era con le persone che battevano a macchina per intero i romanzi, con carta carbone a sufficienza per farne 4-5 copie leggibili. Voi vi rendete conto, per fare 30 copie della Peste di Camus bisognava batterlo alla macchina 6 volte. Pensa con Vita e Destino. Pensa Vita e Destino. Pensa Vita e Destino. O anche Arcipelago Gulag, tutti e 3 i volumi. Ecco, però questo succedeva. D'altra parte, naturalmente, tutti sappiamo che poi in nessun regime, neanche nei più spaventosamente autoritari, c'è modo di un controllo assoluto sulla comunicazione. Cioè, in tutti i regimi esistono sempre degli spazi, per quanto limitatissimi, di circolazione della comunicazione, nonostante tutti i divieti. Anche questo è dimostrato anche dalla storia stessa del Terzo Reich, dove esistevano modi di fare arrivare determinate notizie, che poi venissero credute o meno è un altro discorso. Bene, fin qui abbiamo parlato sostanzialmente di come viene esercitato il potere su quello che è vietato non solo dire, ma addirittura sapere. Il punto è l'esercizio del potere per impedire che determinate cose si sappiano. È una cosa molto di base. Poi c'è l'esercizio del potere per impedire di dire alcune cose, di esprimere alcuni tipi di opinione. Stiamo attenti, perché stiamo parlando di un tema di assoluta attualità. Quello che sta succedendo in Europa è che i signori Orban e Duda in Polonia, nessuno riesce a espellerli dalla comunità europea, e forse sarebbe anche un problema se li espellessero politicamente, ma questi signori sono riusciti a imporre forme di limitazione della circolazione delle opinioni spaventose in paesi che formalmente sono democratici, formalmente fanno parte della comunità europea. La stessa cosa vale per la Turchia di Erdogan, la stessa cosa vale sempre di più per l'India di Modi. Cioè, stiamo assistendo a un ritorno fortissimo in questa fase, e se non ne teniamo conto, parlare di comunicazione politica oggi fa ridere, di forme di controllo sull'opinione, dopo una fase che è andata al contrario. Ricordiamoci che negli anni tra il 1966 e gli anni 70 abbiamo avuto l'unico caso al mondo, forse l'unico caso in tutta la storia, in cui un paese ha fatto una guerra con la leva obbligatoria e tutto quanto in regime di piena libertà di stampa, per cui gli Stati Uniti mandavano i ragazzi in Vietnam e contemporaneamente era possibile distribuire una stampa non solo contraria alla guerra, ma che rivelava
cose che provenivano dal campo di battaglia, pericolose per lo Stato e il segreto militare, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto una fase in cui siamo arrivati fino a questo punto, cioè a una libertà di stampa che ha convissuto con una guerra, ripeto, non una guerra come l'Afghanistan, una guerra come quella del Vietnam, dove i ragazzi americani venivano chiamati alla chiamata di leva e mandati a fare la guerra in Vietnam. In quel caso noi abbiamo avuto, ed è sicuramente uno dei motivi per cui gli americani hanno perso la guerra, non dico che sia l'unico, ma è sicuramente uno dei motivi. Adesso siamo in una situazione opposta e che sta tornando a epoche pericolosamente arcaiche, cioè abbiamo un numero crescente di stati nel mondo dove la libertà di stampa viene sistematicamente soppressa. Il Nobel per la pace, come si chiama, Aung San Suu Kyi, che adesso poi è stata incriminata dalla giunta militare, eccetera, per un certo periodo, quando era ai vertici del potere, si batteva contro chiunque dicesse che lo Stato birmano o Myanmar, che vogliate dire, esercitava una repressione nei confronti della minoranza musulmana detta Rohingya. È un esempio, ma ne possiamo citare moltissimi altri, cioè anche in stati che ci sembrerebbero stati, come dire, con un comportamento e con delle regole vicine alla democrazia, noi abbiamo sempre regole sempre più strette di soppressione della circolazione delle opinioni. Il caso della Russia di Putin è un caso assolutamente estremo. La Cina non è mai stata uno stato democratico, sarebbe un discorso ancora diverso, ma la Russia di Putin è un caso assolutamente tipico. Dicevo, controllo di quello che si può dire, non solo di quello che si può sapere, ma di quello che si può dire. Queste, le forme di controllo di quello che si può dire sono varie. La forma più classica, antica, di controllo su quello che si può dire si chiama censura. Il termine censura è un termine tecnico. Spesso si dice, mi stanno censurando, o cose di questo genere. La censura è un termine tecnico. Censura vuol dire un intervento preventivo sulla messa in circolazione pubblica di determinati contenuti. Un controllo preventivo. La censura si esercita prima della pubblicazione, per quanto riguarda i testi a stampa, per esempio. La censura si esercita prima dell'immissione nelle sale, per esempio, dei film. E guardate, la commissione di censura per i film, se non sbaglio, esiste ancora, anche se nessuno se ne accorge più della sua esistenza, ma è esistita fino a tempi molto recenti. La sua funzione era di controllare la moralità pubblica, di controllare la possibilità che certi film venissero diffusi sotto o sopra una certa età e così via. La censura preventiva interviene non per vietare un contenuto che è stato già messo in circolazione, ma per vietare proprio la circolazione preventivamente. Poi ci sono le norme che puniscono i contenuti, un po' ne abbiamo già parlato. Le norme che, per esempio, vietano la circolazione di determinati contenuti considerati segreti, che poi vengano rispettate o meno, un discorso che si può fare ed è sicuramente interessante, ma che comunque esistano non c'è dubbio. Poi c'è un'altra cosa molto interessante, un altro fenomeno molto interessante e molto meno arcaico di quanto sembri, che è il controllo diretto sui mezzi di comunicazione. Esempio tipico, finché c'è stato il monopolio radiotelevisivo in un paese come l'Italia o in tanti altri paesi. Fino al 1975, due sentenze della Corte Costituzionale del 74, una del 76, ma l'esplosione delle radio libere comincia nel gennaio del 75. Fino al 1975 in Italia esisteva un monopolio della comunicazione radiotelevisiva. Chi
diffondeva comunicazione radiotelevisiva fuori dal monopolio dell'unica azienda che ne aveva il diritto, che era la RAI, di cui nessuno si ricorda perché si chiama RAI, in realtà si chiamava Radio Audizioni Italia. Lo ricordate? Non è possibile ricordarselo, perché poi ormai quella radio si entra molto poco. Si chiamava Radio Audizioni Italia, poi venne ribattezzata Radio Italiana, poi Radio Televisione Italiana, poi la RAI. Ormai nessuno ci pensa neanche più perché si chiama RAI, è una sigla così. Comunque, il monopolio della RAI fino al 75 impediva a qualunque soggetto che non fosse all'interno di quell'azienda di emettere comunicazioni radiofoniche o televisive. Infatti poi le comunicazioni radiofoniche o televisive che arrivavano in Italia o arrivavano dalle cosiddette emittenti estere, non casualmente Lussemburgo per la Francia e Monte Carlo per l'Italia, quindi paesi collocati fuori dai confini nazionali che ospitavano delle emittenti che molto tipicamente immettevano non tanto contenuti vietati politicamente, nessuna di queste ha mai fatto grandi operazioni politiche, immettevano comunque contenuti vietati perché esclusi dal monopolio. E è molto interessante, sembrerà uno scherzo, ma è molto significativo al contrario, che i soldi Radio Monte Carlo li faceva su un contenuto vietato per il bene del paese, che era il divieto della pubblicità delle sigarette. Nel corso degli anni 60, nei primi anni 60, in molti paesi occidentali si comincia a riconoscere che il fumo fa male, anche se ci sono grandi discussioni sull'argomento, e si interviene un po' ipocritamente vietando la pubblicità delle sigarette, in modo da ridurre la forza propagandistica del fumo. Radio Monte Carlo vive di pubblicità di sigarette, così come vive di pubblicità di sigarette la prima grande radio pirata, che è Radio Caroline, che emette addirittura da fuori delle acque territoriali britanniche. Cioè contenuti vietati per motivi addirittura di salute pubblica, che però appunto sono divieti che vengono violati attraverso questo tipo di escamotage. Però Radio Luxemburgo in Francia fa queste operazioni qua, poi durante il maggio francese trasmette una serie di informazioni sul movimento della polizia, eccetera, che naturalmente la radio pubblica francese non avrebbe mai potuto trasmettere, che servono ai manifestanti durante le notti delle barricate a difendersi. Per dirvi come si mescolano in queste storie anche delle cose apparentemente che non c'entrano niente l'una con l'altra, la pubblicità delle sigarette con i contenuti politici vietati. Però nell'insieme ci troviamo di fronte a un fenomeno, cioè l'intervento dello Stato attraverso il monopolio per introdurre una serie di limiti alla comunicazione, che vanno dai limiti politici ai limiti, diciamo, di buon costume. Nel 1976 è già cominciata la crisi del monopolio pubblico, perché sono già la radio libera, eccetera. Cesare Zavattini, che in quel momento aveva il microfono della radio, credo di poterlo dire senza problemi in quest'aula, disse: adesso lasciatemi dire una parola, cazzo, e fu la prima volta che la parola venne pronunciata alla radio in Italia, perché fu una rottura del buon costume volontaria nei confronti di una radio che aveva sempre mantenuto delle regole di buon costume, di divieti, appunto, le sigarette, eccetera, eccetera, e naturalmente di favorire i governi democristiani di volta in volta al potere, perché queste cose si intrecciavano e si legittimavano a vicenda. Non so se sono abbastanza chiaro? Ecco, è molto interessante notare, per dirvi quanto il controllo sui mezzi di comunicazione sia fondamentale, che tipicamente
per tutto il corso del XX secolo e in parte ancora adesso, quando avviene un colpo di Stato, la prima cosa che viene fatta è occupare le emittenti radio televisive e, attenzione perché è fondamentale, occupare le centrali telefoniche. Perché il controllo sulle comunicazioni viene esercitato attraverso una serie di divieti, ma anche, e questo è un altro punto molto significativo, attraverso una serie di controlli. Per esempio, le intercettazioni telefoniche. Le intercettazioni telefoniche possono essere disposte dalla magistratura con atti motivati, ma tutti sappiamo che la magistratura italiana intercetta molto di più di quanto intercettino le altre magistrature del mondo, e le intercettazioni telefoniche tutti sappiamo che vengono in Italia pubblicate come in nessun altro paese. Però stiamo parlando comunque di intercettazioni telefoniche disposte dalla magistratura. Tutti sappiamo anche che non solo in Italia, ma in molti altri stati, gli enti telefonici lavorano sulle intercettazioni attraverso accordi, per esempio con TIM, ne sono venuti fuori di molto pesanti e così via. Ovviamente tutto questo discorso può sembrare del tutto superato nel momento in cui esiste internet, perché a questo punto come fa la TIM a controllare tutte le telefonate? Ma tutti sappiamo che in questo momento esistono alcuni enti che posseggono un'immensa quantità di informazioni sulle nostre comunicazioni private, e sono enti privati essi stessi, a cominciare da Facebook, a cui è stato permesso di essere non solo Facebook ma anche Instagram ma anche WhatsApp, e che questi enti fanno un uso politico delle nostre, di queste intercettazioni. Non è a questo punto lo Stato in prima persona a intercettare, ma sono enti privati che poi vendono questi dati facendoci una quantità di soldi spaventosi. Loro dicono che li vendono solo per la pubblicità, è già un bello schifo, scusatemi il termine, ma poi non è vero. Lo scandalo Cambridge Analytica, di cui non si è parlato a sufficienza, lo scandalo Cambridge Analytica rivela il fatto che Facebook vende per motivi politici i dati relativi alle nostre comunicazioni private. Perché sottolineo tutto questo? Per dire che stiamo passando dallo Stato e in generale dalla politica che interviene sulla comunicazione per controllarla, per impedire determinate forme di comunicazione, per tenerne sotto controllo altre, a forme di gestione più privata, che è uno dei fenomeni attuali. Noi oggi abbiamo, come i grandi problemi politici della comunicazione sono molto grossi, perché abbiamo una serie di stati che stanno cercando di limitare la libertà di circolazione. E ricordatevi, perché adesso tra poco parleremo di propaganda, la propaganda è totalitaria, è basata non solo sul bombardamento di messaggi con una serie di mezzi, ma è basata anche sul fatto che i messaggi alternativi sono vietati. La propaganda totalitaria vive di divieti oltre che di messaggi. Oggi comunque noi abbiamo appunto stati che stanno andando verso forme di controllo della comunicazione rigido e assoluto, e abbiamo dall'altra parte enti che invece hanno un'immensa massa di comunicazione che possono, di dati sulla nostra comunicazione, che possono vendere al miglior offerente. Sono entrambi pericoli gravissimi per la democrazia, entrambi, e più convergenti di quanto sembri. Vediamo adesso le funzioni che dicevo. Io adesso prima parlavo di funzioni negative, abbiamo ancora 10 minuti, poi ci fermiamo. Sì. Le funzioni che chiamavo positive, nel senso di comunicazioni che vengono spinte dal potere politico, favorite dal potere politico. Noi tendiamo a pensare subito
quando si parla di questo, ha quella parola dal cattivo odore, come disse un intellettuale americano negli anni 30, che è propaganda. Ci arriverò alla propaganda, ma la propaganda vera e propria è solo una delle funzioni comunicative esercitate dal potere politico. Ci sono funzioni comunicative esercitate dal potere politico che sono distinte e a volte non meno importanti della propaganda. C'è una funzione di legittimazione che consiste nel comunicare il potere in quanto potere. Voi pensate al passato storico, il ruolo che poteva avere il trono, lo scettro, le statue del sovrano, la faccia del sovrano sulle monete. Che cosa dicevano tutti questi messaggi? Dicevano viva gli dei che proteggono l'imperatore romano o cose di questo genere, viva la religione cristiana che è la base culturale della nostra civiltà o cose del genere. Non dicevano niente di tutto questo, dicevano io sono lo Stato. Dicevano sostanzialmente che chi deteneva il potere. Era un messaggio, se volete, tautologico, il medium è il messaggio, sostanzialmente la dichiarazione che il potere era nelle mani di chi lo deteneva. Molti dei messaggi politici che vengono inviati sono di questo tipo. Mi viene da dire la formula in nome del popolo italiano. Formula in nome del popolo italiano che precede le sentenze dei tribunali, che precede molte leggi, eccetera, eccetera. In nome del popolo italiano non significa assolutamente nulla. Non significa, cioè, se ci pensate, è un'espressione che non ha un significato preciso, perché il popolo è già una delle cose più vaghe che esistano, tant'è vero che siamo passati da partiti popolari del centro o della sinistra, che volevano rappresentare il popolo contro le élite che erano la destra, a partiti popolari di destra che vogliono rappresentare il popolo contro le élite che sarebbero la sinistra. Il popolo se lo tirano tutti da tutte le parti. Il popolo si esprime realmente attraverso, poi vedremo che cosa vuol dire che il popolo si esprime, che è un concetto già complicato. Il popolo lo tirano tutti da tutte le parti, però in nome del popolo italiano significa sostanzialmente io ho l'autorità legale di emettere questa sentenza o questa norma. Non lo faccio a nome mio, lo faccio in nome di un'entità astratta che è sostanzialmente la base, diciamo pure, mitica dello Stato. Il nome del popolo italiano significa il nome di ciascuno di noi, ma in molti casi noi, la gran parte del popolo non sa di che cosa si sta parlando e chi lo sa può essere d'accordo o non d'accordo, però è il nome di tutti noi. La formula in nome del popolo italiano è una formula di legittimazione tautologica, cioè sostanzialmente se io emetto una sentenza lo faccio in nome del popolo italiano, che è come dire è una sentenza di tribunale, però in nome del popolo italiano è una formula che dice che questo potere è legittimo perché il popolo italiano gli dà la sua legittimità. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Cioè sostanzialmente una delle funzioni della comunicazione è dire il potere ce l'ha chi ha il potere. Attenzione, questo può significare sia la pura tautologia, come vi ho detto fino adesso, sia anche qualcosa di un pochino più complesso. Per esempio, da questo punto di vista, la funzione di molta della televisione, al di là di quello che le persone dicono, è di dire chi occupa una posizione di rilievo e quindi di potere e chi non la occupa.
Quando Andreotti disse il salotto di Vespa è la terza camera del Parlamento, voleva dire questo: chi va da Vespa automaticamente è riconosciuto come una figura della politica italiana. E questo vale per questo è uno dei motivi fondamentali dell'ossessione di molti politici per essere ai talk show. Al di là di quello che dicono, il fatto stesso che ci sono, che Salvini è tutte le sere da Lilli Gruber e cose di questo genere, significa che comunque si presentano come figure di potere alla grande maggioranza del pubblico, come figure di potere, come parte di questo. Se ci pensate bene, tra l'altro, questo ha sostituito nel tempo una funzione fondamentale, perché se ci pensate bene, la parola Parlamento viene da parlare. Il luogo della comunicazione pubblica, a partire dalla nascita degli stati liberal democratici, è il Parlamento, ed è lì che si vede le varie forze politiche che esprimono la loro posizione. Fino a 30-40 anni fa il Times di Londra tutti i giorni riportava gli atti parlamentari. Radio Radicale fece un'operazione radicale ma importantissima negli anni 70, quando decise di diventare la radio del Parlamento, che trasmetteva sistematicamente il Parlamento, gli atti di partito, eccetera eccetera. Però allora aveva un senso importante, adesso non ascolta più nessuno, perché adesso è diventato fondamentale esserci da Vespa, da Lilli Gruber e così via, e in questo modo dichiarare che si è parte di quel sistema di potere. Non so se sono stato chiaro. Il mezzo e il messaggio: io ci sono e quindi sono, esercito un potere. C'è un'altra funzione prima di arrivare alla propaganda, che faremo magari dopo l'intervallo, ed è molto significativa, ed è quella di favorire o contrariare, senza vietare, determinate figure, determinate forze politiche. Anche questa è una funzione antichissima. Augusto, imperatore, e il suo amico mecenate, ebbero una funzione fondamentale nel mercato culturale del tempo. Le figure gradite ad Augusto devono essere di poeti immensi come Virgilio, uno dei più grandi poeti della storia, perché lo era, o come Orazio. L'Eneide ha una funzione politica propagandistica, perché sostanzialmente legittima l'impero romano. Orazio scrive il Carmen Seculare per legittimare l'impero romano, ma nel 90% delle sue opere scrive odi di tutto scettiche e laiche. Però era fondamentale che queste persone venissero finanziate dall'imperatore, e che viceversa il poeta che poteva rompere lo scatole, come Ovidio, per motivi tra l'altro che non si sono mai capiti bene, venisse mandato in esilio. Cioè sostanzialmente la funzione di selezionare la classe intellettuale è una funzione assolutamente essenziale. E guardate bene, la RAI non solo ha esercitato, ma tuttora esercita moltissimo questa funzione. La RAI ha oggi 13.000 dipendenti. Sta continuando in un momento in cui i giornali di carta licenziano massicciamente i giornalisti, la RAI assume giornalisti. Che cosa significa? Il potere politico non è la lottizzazione di cui tanto si parla. Il potere politico fa un'operazione molto semplice: usa i soldi pubblici, perché è una tassa quella che noi paghiamo alla RAI, per finanziare determinate figure di intellettuale, comunque di lavoratore dell'informazione, sempre di comunicazione stiamo parlando, gradite, e per escludere figure non gradite. È chiaro quello che voglio dire? Ed è una funzione anche questa antichissima del potere. Perché uno dice è così importante finanziare i poeti, finanziare i giornalisti, eccetera, eccetera? Perché sono i grandi mediatori dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica non esiste in sé, è mediata da una serie di figure. E queste figure vengono in molti casi acquistate
attraverso il potere politico. Voi direte, ma Virgilio era così bastardo da farsi comprare da Augusto e dire tutto quello che Augusto voleva. È più complicato di così, perché voi sapete che la corruzione è molto complicata. E Virgilio, secondo me, non era neanche corrotto, era un poeta immenso che colse quell'occasione per scrivere un meraviglioso poema che rivaleggia quei poemi omerici. Ma alla fine quel poema diceva che Roma era la vera erede della guerra tra i greci e i troiani e che sostanzialmente la Roma di Augusto era la vera erede dell'antica Roma. Non so se sono stato chiaro. È un gioco abbastanza complesso che va al di là dei contenuti strettamente propagandistici. Ci fermiamo qua, così poi parliamo di propaganda, che è un bel argomento. Non so se è chiaro lo spirito in cui sto ragionando. Sì, mi stavo segnando le parole man mano che facevano un po' il filo del discorso fino adesso e magari proviamo anche a farlo insieme, o forse c'è già qualche richiesta di approfondimento o domanda. Poi ci sarà uno spazio maggiore alla fine, però mi pare che le parole chiave fino adesso vanno da potere, comunicazione, limiti della comunicazione, come dire, della comunicazione del potere e limiti della comunicazione da parte di chi è soggetto al potere, quali mezzi, come il mezzo diventa messaggio e come il messaggio diventa, come dire, quasi prescinde dal contenuto, ma nella sua stessa esistenza. E vedo già Narno che chiedeva di intervenire, gli diamo il microfono e gli chiediamo di mettersi. Quindi non facciamo pausa. No, facciamo una brevissima domanda e poi riprendiamo, che poi magari riesce a riprendere nel discorso. Grazie. Il problema è la... Se proprio devo. Sì. Buonasera a tutti, grazie professore. Solo una parola non ho sentito, che magari ci sarà dopo. Disintermediazione. Grazie. Così se le segna nel proseguio. Anche Michele, ripeto, il professore magari risponde dopo. Michele, dovresti venire qua per questioni di comunicazione. Perfetto, Michele. Siccome è tutto sperimentale. Scusa se mi tolgo un attimo questa, poi me la rimetto, ma è solo per far passare un po' di aria. Allora, io volevo fare due domande che potrebbero, secondo me, anche essere collegate l'una all'altra, che mi sono derivate sentendo tutto quanto il flusso di parole e collegando i concetti espressi finora dal professore. La prima è una domanda che mi è venuta leggendo in internet alcuni scritti di un giovane professore universitario poco più grande di me, Alessandro Pascale, che parla di totalitarismo liberale, e questa credo che si ricolleghi in parte anche a quello che ha detto il professore all'inizio circa il fatto che il totalitarismo non è solamente quello che noi siamo abituati a pensare, il fascismo piuttosto che il nazismo, piuttosto che lo stalinismo. Ecco, e Pascale sostiene in realtà che anche la democrazia così come la conosciamo in realtà può essere considerata una forma di totalitarismo, appunto per il modo in cui ci presenta la storia, per il modo in cui si rapporta con noi attraverso i metodi e gli strumenti dei media come la televisione, come i giornali. E poi la seconda domanda è come la figura di Assange, di Julian Assange e il caso di WikiLeaks, come possono essere considerati alla luce di quanto fino ad ora abbiamo, di quanto finora ha detto. Grazie Michele. Okay. Facciamo due minuti di pausa. Sì, due minuti di pausa. C'è ancora parecchio da dire.
che c'è parecchio da dire, poi facciamo il secondo blocco e rispondiamo anche alle domande. Magari nel frattempo chi è collegato può scrivere le domande sulla chat e poi Stefano e Silvana le proporranno accorpandole e se ci saranno. Riprendiamo, quindi siamo di nuovo in collegamento, ci siamo un attimo sgranchiti le gambe, chi era online ha preso un attimo di respiro, il professore adesso riprende la lezione, poi cerchiamo di avere ancora un po' di tempo per le domande. Prego. Sì, allora velocemente, la questione di Assange. La questione di Assange è molto interessante perché mentre ci sono due figure che sono state protagoniste di quelli che vengono chiamati leaks, che è un termine molto interessante perché la perdita idraulica. I leaks sono, come dire, le notizie che filtrano, quasi come se uscissero, se cadessero fuori dai tubi in cui lo Stato cerca di mantenerli. Un classico leak fu lo scandalo Watergate, che non casualmente delegittimò tutto un sistema di potere. Ci sono stati due esempi di leaks molto significativi negli ultimi anni ed è molto interessante confrontarli, perché uno è Snowden. Però tipicamente Snowden viene protetto dall'Unione Sovietica, quindi è i leaks come arma di un confronto tra potenze. Assange è un fenomeno molto diverso, perché Assange pubblica segreti di Stato di abbastanza indifferenziatamente di paesi molto diversi e così via. E che cosa succede? Che nessuno lo vuole. Lui ha vissuto per alcuni anni nell'ambasciata dell'Ecuador e adesso anche l'ambasciata dell'Ecuador l'ha espulso, perché un personaggio così è considerato un elemento, persona non grata, si diceva una volta in linguaggio diplomatico, da tutti gli stati. Cioè, mentre Snowden era un personaggio che faceva volontariamente o meno, ma alla fine si è capito anche un po' volontariamente, il gioco di una potenza contro un'altra, quindi svelava i segreti di una potenza, però c'era un'altra potenza che ne era ben contenta, magari non era quella che l'aveva pagata all'inizio, ma ne era ben contenta, tanto è vero che lo ospita e così via. Assange sistematicamente, il personaggio da questo punto di vista è molto interessante, sistematicamente svela segreti di stati a 360 gradi. Ed è uomo che nessuno, beh sì, abbastanza, quelli su cui riesce a mettere le mani. Esempi? Secondo me anche lui ha un'agenda. Possibile che ce l'abbia, però se avesse fino in fondo un'agenda non sarebbe una persona che sostanzialmente messa al bando da tutti. Ma io non sto erocizzando affatto Assange, non credo che sia quella la via per combattere le tendenze attuali più pericolose, anzi può darsi addirittura che favorisca delle tendenze, però non penso che Assange sia riconducibile a uno, può darsi che abbia una sua agenda ma è sua, non penso che sia riconducibile a un agente di una potenza contro un'altra. Questo tra l'altro è molto interessante da capire, può darsi che abbia ragione lei, io non pretendo di... No, secondo me è stato un elemento nella vittorialità. Nella? Vittorialità. Non ne sono sicuro, credo che la televisione abbia contato 100 volte di più, perché gli elettori di Trump non sanno chi è Assange e non sanno molto di Wikileaks, mentre la televisione la guardano. Tra l'altro è dimostrato che gli spettatori del reality show di Trump votavano per Trump il triplo di quelli che non lo vedevano. Quindi voglio dire, può darsi che Assange abbia contato, ma più indirettamente. La questione del totalitarismo liberale, a me detto francamente sembra un gioco di parole. Non è la prima volta. Herbert Marcuse negli anni 60, che era un filosofo della scuola di Francoforte, parlava di tolleranza repressiva. È solo una definizione coniata da un professore universitario che tra l'altro fa anche delle idee politiche ben precise, quindi non dico che sia vero. No, io dico che non che a me non piacciono gli ossimori se non vengono spiegati fino in fondo.
Io credo che il totalitarismo sia un fenomeno abbastanza specifico e che la democrazia liberale possa avere dei limiti spaventosi e che oggi ci siano democrazie liberali che stanno tendendo verso il totalitarismo. E questo è un problema serissimo. Ma nel momento in cui tendono fino in fondo verso il totalitarismo, a parlare di totalitarismo liberale non ha più senso, perché il liberalismo finisce. Questa è la mia personale opinione, che sono due concetti in contraddizione tra di loro. Però, per esempio, lo stesso Orban, loro spesso si definiscono anche democrazie liberali. Ah, certo. Scusate, non è possibile proprio fare questi giochi tra sala e tavolo, perché abbiamo... Va bene, sì, democrazie, nel senso che loro si definiscono democrazie nel senso etimologico del termine. Loro dicono, siccome noi abbiamo un grande consenso popolare, siamo democrazie, però non ce ne frega niente di rispettare lo Stato di diritto, perché non è importante per la democrazia. La nostra concezione della democrazia è che la democrazia è basata sul potere del popolo e anche sulla esistenza di alcune regole per definire questo potere e in qualche modo per limitarlo. Le grandi teorici liberali, adesso non parlo dei teorici più progressisti, parlo dei grandi teorici liberali, il problema se lo sono posti. Tocqueville parlava della tirannia della maggioranza, che è già un concetto che vede la problematicità della democrazia liberale. Però il totalitarismo è un'altra cosa, perché il totalitarismo è un regime che ha come finalità essenziale la totale identificazione della popolazione con l'ideologia di regime. Questo è un elemento essenziale ed è per questo che la propaganda è fondamentale, ma non solo la propaganda nel senso dei contenuti. Ci torno tra un momento. Prima di arrivare al totalitarismo, volevo dire la disintermediazione. Il problema della disintermediazione è un problema molto interessante e abbastanza complesso, perché qualunque sistema sociale, non solo politico, vive continuamente di una sorta di tensione tra strumenti di mediazione che rendono possibile la partecipazione di una serie di soggetti e così via, e la tendenza di questi strumenti di mediazione a impadronirsi della comunicazione politica, per cui si verificano delle spinte in senso opposto. Storicamente noi possiamo vedere tutti gli ultimi due secoli come il succedersi dell'introduzione di una serie di forme di mediazione politica e anche sociale, commerciale, eccetera, eccetera, e delle spinte verso la disintermediazione, che rimetteva in discussione questa presenza di questi soggetti per il potere che stavano assumendo. Quindi se potremmo parlare in termini storici del concetto di disintermediazione, ma ci porterebbe anche un po' lontano. Detto questo, vediamo magari anche nelle prossime lezioni se riusciamo a vederlo all'opera. Io volevo parlare adesso un momento del concetto di propaganda e tornare un momento sulla questione del totalitarismo prima di andare verso la fine. Allora, il concetto di propaganda è molto spesso collegato con il concetto di manipolazione, con l'idea che attraverso la comunicazione venga operata una sorta di azione di manipolazione di intervento sul pensiero delle masse. È un concetto questo della manipolazione che è una storia molto antica, che naturalmente passa attraverso, c'è un famoso libro di Chacotin, che era un russo emigrato in Francia, intitolato Le viol de foule par la propagande totalitaire, lo stupro delle folle,
da parte della propaganda totalitaria, in cui si parlava proprio addirittura di stupro, non solo di manipolazione, ma di stupro da parte della propaganda totalitaria. E questo concetto di manipolazione è particolarmente, come dire, particolarmente subdolo, perché fa parte del modo in cui i totalitarismi rappresentano se stessi. Mussolini da una parte diceva di essere il vero rappresentante del popolo italiano, dall'altra parte diceva frasi come la folla è femmina e le piace essere violentata. A parte che alle femmine piace essere violentate lo pensava Mussolini, ma a parte questo, che la folla fosse poi la folla, capite, il concetto di folla è già di per sé un concetto manipolatorio. Però era parte di questo modo di pensare, era parte di questo modo di pensare il Mein Kampf di Hitler, che dice noi dobbiamo bombardare le masse come la pubblicità americana, come le bombarda la pubblicità americana, così convincendoli in maniera totale a diventare come noi. In tutto questo c'è una possibilità di semplificazione a diversi livelli. Primo livello, la persuasione. La vita politica è fatta di persuasione. Vita politica è fatta di posizioni differenti e di tentativi da una parte e dall'altra di persuadere il maggior numero possibile della bontà delle proprie in confronto a quelle degli altri. E questa è la norma di tutte le democrazie fin dalla democrazia ateniese. Non casualmente nell'epoca della democrazia ateniese viene fondata la scienza della retorica. Se voi leggete la retorica di Aristotele, grandissimo libro, tutti questi temi sono presenti, cioè sostanzialmente il politico, la persuasione di cui parla Aristotele non è solo quella politica, è anche quella giudiziaria, eccetera, ma comunque anche quella politica. Il politico deve persuadere le persone. La persuasione, Pascal, che era Pascal, non Pascale, distingueva l'art de persuader, come diceva lui, dall'art de convaincre. E stabiliva una distinzione molto interessante, per cui c'è un'arte della persuasione che è attraverso un misto di argomentazione razionale e di argomentazione più, psicologica, e c'è un'arte di convincere che invece è sostanzialmente, diceva Pascal, la parola convaincre contiene la parola vaincre, la parola convincere contiene la parola vincere, ed è già più conflittuale. Io ti convinco opponendomi a quello che tu pensi e in qualche modo cercando di imporre la mia verità. Però distinguere poi, anche se la distinzione pascaliana è affascinantissima, distinguere poi nei fatti dove arriva la persuasione, dove comincia la convinzione, è difficilissimo. Quello che esiste è il fatto che in politica la persuasione è parte della comunicazione politica, non c'è niente da fare. E la persuasione è fatta di argomenti razionali e di argomenti che Aristotele chiamava argomenti quasi logici o entimemi, cioè argomenti che sembrano pienamente razionali, ma che in parte forzano la realtà per convincere le persone. Voi mi direte, ma sarebbe allora meglio fare un ragionamento puramente logico? Moriremmo tutti di noia. Se il mondo vivesse solo di argomenti razionali, intanto se ne parlerebbe soltanto in alcuni campi scientifici e così via, perché in altri campi gli argomenti puramente razionali cominciano a diventare difficili. Poi sarebbe difficile affrontare la diversità di opinioni in questa logica qua, perché l'idea sarebbe che ci fosse una sola verità, la verità scientifica in particolare. Guardate che è un tema che è esploso adesso con la questione dei vaccini. I vaccini, in generale, una certa visione del Covid è quella scientifica, quindi non se ne discute più. È giusto? Io credo che alla fine sia pericoloso. Per quanto sia giusto combattere una serie di argomentazioni profondamente irrazionali che vengono portate avanti, contrapporre a queste un'argomentazione
puramente, che si proclamano come la verità scientifica, è pericolosissimo per diversi motivi. In primo luogo perché la scienza vive di dubbi e produce dubbi, non solo certezze. In secondo luogo perché svuota lo spazio della politica. Se sostituissimo la scienza alla politica, a un certo punto lì rischieremmo il totalitarismo, perché rischieremmo il totalitarismo dell'opinione scientifica. Dopodiché poi il problema è che rischieremmo il totalitarismo di Burioni contro quell'altro, eccetera, eccetera, e tutti sappiamo qual è la complessità. Quindi a questo punto diciamo la retorica e la persuasione sono un elemento comunque della vita politica, democratica o non democratica. Per cui vedere propaganda in tutte le operazioni di persuasione che non siano totalmente astrattamente razionale è sbagliato per il semplice motivo che non è possibile eliminare dalla vita politica la persuasione sulla base di argomentazioni che sono in parte razionali, in parte psicologiche. E così c'è un secondo aspetto che è molto interessante, e vi leggo una frase di Aristotele. Ho appena citato Aristotele, io credo che Aristotele serva moltissimo in questi nostri ragionamenti. Dice Aristotele, nella metafisica, non nella retorica: i miti hanno tutti una radice proveniente da tempi molto, molto antichi. Il resto è stato aggiunto dopo, sempre miticamente, per persuadere i più, ed è stato impiegato per l'obbedienza alla legge e per ragioni di utilità. Esiste tutta una sfera, io ho scritto un intero libro, della realtà sociale che è fatta di miti, dove, parliamoci chiaro, i miti non sono le bugie. Noi abbiamo una tendenza nel linguaggio contemporaneo a parlare di miti in termini puramente negativi, come ciò che è falso. I miti non sono le bugie, i miti sono racconti di cui l'umanità si serve dai tempi più antichi e continua a servirsi per affrontare dei grandi interrogativi e dei grandi problemi irrisolti. Allora, quello che diceva Aristotele è che la vita politica è carica di elementi mitici, è carica di narrazioni non verificabili, ma cariche di senso, che aiutano a spiegare dei fenomeni e così via. Anche questo è ineliminabile nelle democrazie. Anche le democrazie sono cariche di miti. Non è un privilegio degli stati autoritari o totalitari. Concetti diversi, ma insomma non entreremo nel merito. Che cosa caratterizza i totalitarismi? In primo luogo, lo stretto intrecciarsi dell'elemento comunicativo con un elemento rituale. I totalitarismi sono fortemente cerimoniali. Introducono a diversi livelli grandi riti collettivi che portano la popolazione in massa, e questo è un altro elemento fondamentale, costringendo alla partecipazione la totalità o quasi della popolazione, portano la popolazione in massa a comportarsi come credente nei confronti di determinate figure, di determinati miti e così via. Non è semplicemente che diffondono dei contenuti che ciascuno si legge a casa sua. Il fascismo non si limitava, ma anche lo stesso vale per lo stalinismo, e sempre di più vale per regimi come quello di Erdogan o di Modi. Non si limitava a portare la gente, a bombardare la gente con la pubblicità propagandistica. Pretendeva che le persone dimostrassero il loro partecipare a questi regimi attraverso la partecipazione a determinati riti. E questi riti, c'è uno studioso francese che tra l'altro è diventato mio amico, che
ha scritto un libro sulla vita quotidiana degli aguzzini dei lager, che è un libro estremamente interessante e non era mai stato fatto prima, dove racconta i riti che le SS imponevano agli aguzzini dei lager, che erano dei riti dove il normale, la normale ritualità nazista veniva esaltata ulteriormente per farli sentire come parte di un'elite, per motivare i loro comportamenti nei confronti dei sottouomini cosiddetti, eccetera. Nella ritualità, quindi come vedete, parliamo di propaganda, ma parliamo anche di un aspetto dove sostanzialmente la comunicazione propagandistica si fa atto, perché è di questo che sto parlando. La ritualizzazione. Benjamin parlava di estetizzazione della politica, io non so quanto c'entri l'estetica, ma c'entra sicuramente la ritualizzazione della politica. E questo è sicuramente vero dalla Corea del Nord alla Cina di Mao, per esempio, dove c'era una ritualità fortissima. Poi lì il discorso diventa complicato con la rivoluzione culturale, perché la ritualità della rivoluzione culturale ha una storia estremamente complessa di cui sappiamo tutto sommato abbastanza poco, ma sicuramente è vero dei fascismi, come anche del totalitarismo staliniano. Il discorso, l'altro discorso fondamentale della propaganda totalitaria, è il bisogno assoluto di non avere voci di dissenso. La propaganda totalitaria è totalitaria in quanto non ci sono altre voci. Quindi, da questo punto di vista, il bisogno di intervenire è quello che chiamavo all'inizio l'intervento negativo nei regimi totalitari è radicale. Censura, segreti di tutti i tipi e così via. La totale chiusura della circolazione per evitare qualunque dissenso. Una delle cose più interessanti del totalitarismo che stanno emergendo nelle teorie della comunicazione totalitaria è che poi i totalitarismi molto spesso hanno livelli di verità diversi a seconda del livello occupato nelle gerarchie del regime. Questo era sicuramente vero nella Germania nazista. Per esempio, nella Germania nazista c'erano dei rituali e delle credenze di tipo pagano, anticristiano, che erano fortemente diffuse nelle cerchie più vicine a Hitler, mentre si era molto meno violenti su questo tema in altri campi. Per esempio, nella cattolicissima Baviera i nazisti non facevano tanta propaganda anticristiana, in altre regioni magari di più, però la propaganda anticristiana, che era violentissima tra le SS eccetera, era molto meno intensa a livelli più bassi, livelli di verità diversi, perché il totalitarismo, quando funziona, si rende conto che poi questa unità mitica del popolo è difficile da mantenere nella sua indifferenziatezza. Dicevo prima, mi avvio verso la conclusione. Perché ci sono due domande. No, mi avvio verso la conclusione, tanto abbiamo ancora, sì, abbiamo ancora 7-8 minuti. Dicevo, adesso io sto dicendo che stiamo assistendo a qualcosa di simile ai vecchi totalitarismi. Dico di simile, non identico. E la domanda è: ma com'è possibile? Quali sono i regimi che hanno un'ideologia di tipo totalitario, come poteva averla il nazismo, come poteva averla lo stalinismo? A parte che parlare di ideologia nazista è quasi una contraddizione in termini, ma in parte c'era un'ideologia. In realtà quello che sta succedendo e che io trovo terrificante è l'uso che stanno facendo alcuni regimi come ideologia di Stato delle religioni. Cioè, sia l'India di Modi, sia la Turchia di Erdogan stanno cercando di usare l'una la religione indù, l'altra la religione islamica, come, e lo stesso poi avviene in parte per il Pakistan da tempo più antico, eccetera, come religione di Stato, che però sorregge, a differenza del Pakistan, anche una dittatura personale.
come succede appunto sia in India sia in Turchia, e come secondo me in parte c'è la tendenza a fare anche in un paese come la Polonia, dove rischia di essere il cattolicesimo che si cerca di usare in questo modo. È un po' un ritorno più che ai totalitarismi del Novecento, addirittura più indietro a quella che era stata, se vogliamo, la Spagna di Filippo II, che è stata un po' la base da cui poi sono nati ideologicamente questi. Non dimentichiamo che nella Spagna di allora l'inquisizione dipendeva direttamente dalla monarchia. Attenzione, lei parla della Spagna di Filippo II, ma anche nella Spagna di Franco l'uso del cattolicesimo era pesantissimo. C'era stata alle spalle una guerra civile che era anche una guerra di religione. Cioè, anche questo va considerato. La Spagna di Filippo II è in un'Europa dove c'è stata la grande crisi introdotta dalla Riforma protestante. Cioè, la storia non si ripete mai uguale. Detto questo, perché a mio vedere questo uso della religione di tipo totalitario è qualcosa che viene dopo i totalitarismi del Novecento, non è un puro ritorno a prima. Ci sono dei modelli precedenti diversi, può esserci anche quello, che però vengono rielaborati in un mondo che comunque è quello attuale, tecnologicamente, culturalmente, eccetera. Arrivo verso la fine. Quello che mi interessava dire per arrivare alla fine è che tutto quello che abbiamo detto si lega però con il fatto che in ogni caso la comunicazione storicamente cambia. Non cambiano solo i regimi, la politica, eccetera, ma cambia anche storicamente la comunicazione. Una parte del senso di tutto questo seminario è mettere a confronto gli usi politici della comunicazione con i cambiamenti storici della comunicazione. Per cui abbiamo seguito questa traccia, diciamo, basata sui media più che non sulla storia politica, proprio per far vedere come le diverse forme di uso della comunicazione politica si siano anche intrecciate con il fatto che la radio non è la stessa cosa che la televisione e che internet non è la stessa cosa. Quindi non semplicemente dire la comunicazione dell'epoca della radio, della televisione o di internet, che sarebbe una semplificazione estrema, ma coniugare. Io oggi sono partito soprattutto dagli usi politici della comunicazione nel corso di queste lezioni, coniugare gli usi politici con la storia e la trasformazione dei media. Questo sarà un po' il filo che seguiremo. Non ho il tempo di parlare delle fake news perché richiederebbero un'altra ora e mezzo, ma ci sarà questo laboratorio. Adesso magari c'è tempo per un paio di domande. Soprattutto, prima di tutto grazie al professor Ortoleva. Ma ci sono delle domande che vengono, l'applauso lo diamo per fatto, così risparmiamo tempo perché ne abbiamo davvero poco. Il professor Ortoleva deve recarsi all'inaugurazione della mostra e quindi invece passo la parola al web, come si dice, per le domande, vediamo se riusciamo a rispondere. Stefano, prego. Allora, mi sentite? Sì. Abbiamo una riflessione da parte di Nicola sul fatto che la società digitale liquida di oggi, gli attori della comunicazione, in particolar modo con la politica, sono molti. Mi sentite? Sì. Sì, sì. E fa riferimento, Nicola, anche alla pandemia, dove c'è stata una moltiplicazione di emittenti della comunicazione, e questo ha creato confusione e smarrimento da parte noi attori. Che seguivamo, e quindi una sua riflessione sull'importanza che oggi la comunicazione politica dovrebbe esplicitare in modo chiaro quali sono i suoi emittenti della comunicazione. Poi invece un'altra domanda che poi troverà una maggiore risposta, magari un incontro con il professor Luca Barra, come lo sviluppo delle televisioni private a partire dagli anni 80 ha fatto da contraltare alla TV monopolista della RAI. Sì, risponderò very successivamente. Sulle TV private appunto ci sarà una lezione di Luca Barra che andrà dalle radio libere fino al predominio di Berlusconi e oltre,
Io cercherei di evitare, lì dobbiamo dire una cosa, che c'è stata, e noi assistiamo in Italia a delle ondate strane, per cui adesso non dico che tutti vogliono Berlusconi Presidente della Repubblica, perché non è vero, ma che Berlusconi sia oggi trattato come una specie di uomo politico di serie quasi A da quegli stessi che lo volevano mandare in galera fino a pochi mesi fa è un dato. E quindi noi rischiamo di essere molto presi da modi di pensare semplificanti e soprattutto legati alla contingenza politica. Di fronte a Salvini e alla Meloni, Berlusconi ci sembra meglio. All'epoca Berlusconi ci sembrava il male assoluto, almeno a molti. Io vorrei uscire da questi schemini perché sono troppo semplici. Le televisioni private sicuramente hanno in parte rispecchiato, in parte contribuito a esaltare alcune tendenze della cultura e della politica italiana che erano già precedenti. Personalmente, permettetemi di dirlo, io ho intitolato il mio libro del 1995, scritto nel 94, Un ventennio a colori, e si riferiva al periodo 1974-94, cioè al ventennio prima di Silvio Berlusconi. E l'ho chiamato un ventennio, tipicamente, ma anche un ventennio a colori, perché a mio vedere era già implicita una serie di fenomeni. Un ventennio a colori in cui, ripeto, le televisioni private in parte esaltavano, ma in parte semplicemente esprimevano dei cambiamenti socioculturali che erano già in corso, per molti motivi. Era una società che stava cambiando profondamente e che trova in quei nuovi mezzi, che sono in parte le radio, in parte le televisioni, delle possibilità appunto di espressione che precedentemente non c'erano. Cambiamenti che nell'epoca del monopolio erano stati almeno in parte resi meno visibili, occultati, il che non significa che non fossero in corso. Non so se sono stato chiaro. Però su tutto questo interverrà Luca Bari. Sulla pandemia qualcosa credo di aver già detto, ma ci ritorno un attimo. Sulla pandemia il problema è questo: noi ci troviamo di fronte a un'emergenza, punto uno, a un'emergenza in realtà mai vista prima. Sarebbe un po' buffo dirlo, perché la febbre spagnola del 1918 aveva molto in comune con la pandemia, però il problema è che la febbre spagnola del 1918 non se la ricorda più nessuno, perché sono passati 103 anni dalla febbre spagnola, e se qualcuno c'era aveva 2 anni, 3 anni. Quindi la febbre spagnola è stata un'esperienza che nessuno si ricorda, ma la pandemia è un'esperienza nuova per chi c'è, per le generazioni che la stanno attraversando. Questa novità, le dimensioni, la sempre maggiore pretesa della scienza di risolvere tutti i problemi, perché questo aspetto esiste, tutto questo si è intrecciato in una comunicazione che è contemporaneamente politica e antipolitica. Cerco di essere brevissimo. Politica, perché comunque quando uno Stato ti dice che cosa devi fare è comunicazione politica. E apolitica perché dichiara che le motivazioni delle sue scelte non vengono da un confronto di opinioni diverse, ma dall'unica opinione che conta, che è quella della scienza. E antipolitica perché molto di quello che si presenta come opinione diversa, critica, eccetera, eccetera, si presenta non come una delle possibili opinioni politiche, ma come una forma di ribellione totale. Allora, questa situazione qua, questo pasticcio di comunicazione politica, apolitica e antipolitica, è molto interessante che trovi alcuni personaggi a cui tutti danno fiducia. All'epoca del secondo governo Conte era Conte, adesso Conte non se lo fila più nessuno ed è Draghi. Cioè, in mezzo a tutto questo poi si crea
ma è tipico dello Stato moderno degli ultimi 30 anni, la fiducia nella persona. La fiducia nella persona che diventa una fiducia quasi di affidamento. Io non credo, non so se credo del tutto agli scienziati, lo Stato, non so se ci credo del tutto, però a un certo punto qualcuno mi deve tirar fuori. Super Mario. Sì, Super Mario, ma prima era Super Conte, perché poi voglio dire... Beh, c'è stato. Se lei va a vedere i livelli di gradimento di Conte in una fase del governo Conte 2, erano altissimi, non erano motivati probabilmente, non so se lo siano quelli nei confronti di Draghi. Quello che voglio dire è che questo affidamento personale, al di là della qualità della persona, che può essere orrenda o può essere medio alta, e comunque viene da un'esigenza profonda che cerca di conciliare politica e apolitica, no? Cioè alla fine è un bravo papà che cerca di tirarci fuori da questo casino, tanto per essere chiari. Questa è la sensazione. Quindi la pandemia da questo punto di vista riflette alcune delle crisi e dei problemi della democrazia attuale e in parte li esaspera. Però adesso ho finito perché proprio deve andare, il taxi aspetta. Grazie professor Ortoleva, grazie di cuore.